Buongiorno, siamo al Policlinico Agostino Gemelli di Roma in compagnia della professoressa Sica. Professoressa, buongiorno, piacere Buongiorno incontrarla. Oggi parliamo di trapianto del midollo nelle malattie del sangue, quindi parliamo di neoplasie e non solo. Molto cambiati il concetto di continuità di cura nelle malattie del sangue, in particolare i tumori, quindi leucemie, linfomi, mieloma, e farmaci innovativi negli ultimi anni, però il trapianto resta ancora un'opzione importante, ha un ruolo centrale. Cerchiamo di capire meglio per quali neoplasie e per quali pazienti, per quale tipologia di pazienti. Sicuramente il trapianto è cambiato in questi ultimi anni e ha subito una grandissima evoluzione, sempre inteso però come terapia di consolidamento dopo trattamenti che prevedono moltissimi farmaci nuovi, moltissimi farmaci molto attivi nelle emopatie. Però il trapianto, come diceva giustamente, mantiene un suo ruolo, una sua dignità e soprattutto un'indicazione ben precisa. Questo sia per quanto riguarda il trapianto autologo, che rimane di fatto fondamentale nella cura, ad esempio, del mieloma multiplo, indipendentemente dall'approccio con i nuovi farmaci che sta cambiando effettivamente il panorama. Per il trapianto allogenico rimane un ruolo molto importante per la cura di alcune malattie neoplastiche, sicuramente le leucemie acute, anche alcune malattie mieloproliferative croniche. E chiaramente questo tipo di trapianto è cambiato come intensità, è cambiata come tipologia anche di terapia, di quello che noi chiamiamo di condizionamento, aprendo sempre più a fasce di popolazione diverse per età, valutando sempre quello che è l'indicazione e quello che sono i fattori di rischio. Importante capire quando si può parlare di un trapianto autologo, quindi da paziente stesso, e quando invece avviare una ricerca per un donatore compatibile. Per alcune patologie la risorsa del trapianto autologo è importante, si tratta di recuperare le cellule del paziente e previa mobilizzazione, ossia cercare di raccogliere grosse quantità, criopreservarle, quindi mantenerle in azoto liquido in modo da facilitare la loro sopravvivenza, e questa è una tecnica soprattutto per alcune malattie come il mieloma multiplo e come una grande fetta di linfomi, ad esempio. Per il trapianto allogenico si prevede invece la donazione da un individuo sano e prevede una serie di esami atti a valutare la compatibilità tra il donatore e il ricevente. Le fonti, diciamo, le sorgenti di cellule staminali stanno diventando effettivamente molto variegate, siano esse midollo osseo, sangue periferico, cordone ombelicale, e negli ultimi anni una vera e propria rivoluzione è legata all'utilizzo di donatori HLA, ossia semicompatibili dal punto di vista degli antigeni di istocompatibilità. Questo, con la nuova attuazione di alcuni regimi, ha reso sempre più probabile la possibilità di trovare un donatore. Un'altra risorsa chiaramente è il registro internazionale e il registro italiano di donatori di midollo osseo, che ugualmente è una grandissima risorsa. La selezione dei pazienti, la scelta, capire se il paziente è candidato al trapianto e capire anche il suo contesto sociale, perché ne stavamo parlando proprio prima, è importante poter capire non soltanto nel momento del trapianto, quindi da un punto di vista clinico, ma anche nel passaggio successivo. Il passo iniziale è chiaramente quello di porre una candidatura per malattia, quindi ci deve essere un'indicazione netta, chiara, forte al trapianto allogenico, quindi da donatore compatibile o parzialmente compatibile. E come dicevamo, è importante anche quello di valutare il paziente nel suo insieme, quindi avere una visione olistica del paziente, che purtroppo oggi prevede anche quella che è l'assessment proprio della rete sociale che il paziente ha. Ci si rivolge sempre più spesso a pazienti anziani, considerando anziano un paziente sopra i 65 anni di età, e spesso la rete sociale di questi pazienti è veramente piccolissima. E una delle cose che noi cerchiamo sempre e valutiamo prima è la presenza di quello che in anglosassone viene definito caregiver, che di fatto è una persona della famiglia che sia disposta durante tutto il periodo a farsi carico del proprio congiunto. L'importanza anche della selezione dei donatori. Molto spesso anche assistiamo anche magari in episodi di cronaca a una spontanea adesione alla partecipazione, però anche lì ci sono dei criteri stringenti. Vogliamo ricordarli?
Dobbiamo ricordare che al di là di quello che poi la cronaca magari ci offre sotto forma di scoop, sostanzialmente si parla anche in genere di piccoli pazienti, bisogna ricordarsi che il registro italiano è una struttura che esiste, è una struttura che funziona molto bene, coordinata dall'Istituto Galliera che si trova a Genova e che chiaramente utilizza una serie di spot, in tutte le regioni per quanto riguarda la raccolta e la selezione dei donatori. Ma dobbiamo, considerare che il donatore ideale ad oggi rimane un donatore di sesso maschile e un donatore di giovane età. Quindi bisogna ricordare che l'educazione alla donazione deve partire da piccoli, quindi al di sopra della maggiore età, appena al di sopra della maggiore età, prevede una selezione a favore chiaramente dei maschi, questo per un problema legato alle gravidanze che di fatto espongono all'immunizzazione delle giovani donne. E chiaramente più si entra da giovani, maggiore è la sopravvivenza all'interno del registro e questo giustifica anche le spese, perché non ci dobbiamo dimenticare che le spese per la selezione di un donatore sono comunque elevate. Vediamo anche la procedura per il donatore, in questo caso poi chiaramente vedremo invece la procedura per chi riceve. Il donatore deve subire quella che è una selezione, quindi omologato a quella che è la donazione di sangue o di emoderivati in generale, rispondere a quelli che sono i requisiti di legge. E quindi questo va dalla sua capacità, ad esempio, di rispondere a un questionario dove è prevista una sorta di autoesclusione se siano presenti dei fattori di rischio nella propria vita. E successivamente, una volta valutata la compatibilità e confermata la compatibilità con il paziente, viene sottoposto a un check-up, questo per valutare effettivamente la relativa idoneità da un punto di vista medico, la sua idoneità fisica e medica alla donazione. Donazione che può prevedere la donazione di midollo osseo in sala operatoria con un'anestesia, oppure la donazione da cellule di sangue periferico mediante un separatore cellulare in centro trasfusionale. Quindi diciamo che le tecniche sono diverse, sempre nel rispetto della legge, sempre nel rispetto e nella tutela della donazione, che ricordiamo è un atto di generosità estrema. Vediamo invece per il paziente, in questo caso qual è il percorso di avvicinamento? Sappiamo che possono passare anche dei tempi lunghi, quindi non è immediato. Vediamo questa preparazione in cosa consiste. Soprattutto per i pazienti che hanno delle malattie ematologiche serie, ad esempio le leucemie acute, quello che la comunità scientifica ritiene utile è eseguire la tipizzazione familiare nel più breve tempo possibile. Questo perché in mancanza di un donatore all'interno della famiglia la ricerca deve essere eseguita in tempi rapidi, in maniera tale da creare un paracadute di fatto al paziente. Quindi, una volta fatta la tipizzazione, quindi per valutare quelli che sono gli antigeni di istocompatibilità, il paziente viene valutato nella sua malattia e soprattutto quella che viene valutato al di là dell'indicazione è la sua funzionalità, quindi la capacità di sottoporsi a una terapia che spesso è una terapia molto importante, molto pesante. E quindi la cosa più importante è l'idoneità dei propri organi, soprattutto la funzionalità cardiaca, la funzionalità respiratoria, la presenza di altre malattie che in qualche modo può cambiare la prognosi dopo trapianto. Vediamo proprio i passaggi nel momento in cui si avvia un percorso di trapianto. Una volta che siano soddisfatti tutti i criteri, quindi la compatibilità, eccetera, il paziente viene avviato ad un ricovero, è un ricovero nel quale si farà una terapia che ha il significato di controllare la malattia del sangue e di sopprimere il sistema immunitario per rendere più facile l'attecchimento delle cellule del donatore. E successivamente, in genere dopo una settimana circa di chemioterapia o di radioterapia, non dimentichiamo che la radioterapia ha comunque ancora un ruolo. Il paziente riceve le cellule staminali, qualsiasi sia l'origine, quindi midollo osseo piuttosto che cordone ombelicale o sangue periferico, e segue un periodo molto delicato che dura all'incirca 3 settimane, meglio 4, nella quale di fatto non esiste ancora una produzione da parte del donatore di cellule del sangue e le cellule del ricevente sono chiaramente state distrutte. Quindi, è un periodo molto pesante per il paziente, è il periodo delle complicanze della fase precoce, quelle legate alla carenza di globuli bianchi, di piastrine e all'anemia e quelle delle complicanze soprattutto infettive.
Superata questa prima parte, in genere dopo circa 4 settimane, si ha un iniziale ripristino delle conte, dei globuli bianchi, delle piastrine e dell'emoglobina, e quello è il momento di andare a valutare la funzione dell'organo che è stato trapiantato, e lo possiamo fare valutando quella che noi definiamo la chimera, quindi la coesistenza all'interno di un organismo, in realtà di una duplice popolazione, una di provenienza del donatore e l'altra del ricevente, che sono informazioni estremamente cruciali, soprattutto nel valutare la risposta ed eventuali modifiche che devono essere apportate dopo trapianto. Vediamo proprio le due ipotesi possibili, quindi c'è un attecchimento, quindi c'è una risposta positiva oppure no? Come si procede? Se c'è una risposta positiva, se c'è un attecchimento completo, quindi con il 100% di attività del donatore, è chiaro che soprattutto le malattie che sono a componente del midollo osseo in qualche modo trovano un maggiore controllo, e quindi si avvia il paziente ad una fase di terapia ambulatoriale nella quale la terapia immunosoppressiva viene ridotta fino a essere sospesa, a differenza ad esempio del trapianto di organi soli. E per il paziente invece nel cui non si osserva un chimerismo completo, così è come se l'organo in realtà fosse parzialmente funzionante, in queste situazioni si possono fare delle modifiche della terapia immunosoppressiva, o eventualmente l'aggiunta di farmaci, o eventualmente l'aggiunta di cellule del sangue del donatore selezionate, soprattutto i linfociti. La presenza, la somministrazione di farmaci, quindi abbiamo parlato anche di farmaci innovativi, nel post-trapianto, che ruolo ha? Soprattutto per i pazienti che tendono a manifestare una ricaduta precoce, che è purtroppo una delle complicanze dopo trapianto, i farmaci nuovi stanno prendendo piede perché, essendo farmaci molto attivi, sono farmaci che ben si combinano con un'iniziale ripresa di malattia e quindi con un quadro che può essere ancora manipolato dal punto di vista immunologico. Non ci dimentichiamo che le cellule immunocompetenti, i linfociti, sono capaci di grandi cose nel controllo delle malattie neoplastiche. Passata la fase più delicata, vediamo anche quali accortezze, quali attenzioni si devono avere per un decorso il più sereno possibile. Una volta che il paziente viene dimesso, al paziente viene chiesto sacrificio di rimanere vicino al centro trapianti. Questo perché le necessità nell'immediato possono essere varie, si va da episodi infettivi che possono essere pericolosi, a reazioni immunologiche legate proprio al trapianto che meritano un'osservazione rapida da parte di medici che siano competenti in questo ruolo, e quindi gli viene chiesto sacrificio di rimanere nei pressi dell'ospedale. Questo in genere per un periodo di circa 3 mesi, proprio perché la maggior parte degli eventi avversi e delle complicanze si deve gestire entro questo limite. Ma il paziente trapiantato non finisce mai di essere riferito al centro. Questo perché è importante per il controllo della malattia, è importante che ci sia una continuità, e anche una continuità che proceda negli anni, perché ci sono alcuni, ad esempio, effetti collaterali, tardivi, eccetera, nelle quali il medico deve garantire al paziente, durante il follow-up, quindi la fase nel cui il paziente ha ricominciato a vivere normalmente, di ricordare a questo paziente che sono necessari alcuni controlli, che sono necessari la valutazione di una serie di eventi di prevenzione, perché molto spesso il paziente pensa di aver superato tutto ed è un peccato dimenticarsi della prevenzione di malattie molto più comuni. Tutto questo passa sicuramente attraverso uno stretto rapporto con il proprio medico, quell'alleanza terapeutica che in qualche maniera in un percorso così lungo e complesso è centrale. Direi che mai come nel campo dei trapianti di cellule staminali è necessaria una squadra. Questo non è il lavoro di un singolo, non può essere il lavoro di un singolo, a differenza del trapianto d'organi solido, dove la maggior parte è legata alle mani del chirurgo. Questo è un lavoro di routine ed è un lavoro di team fatto in alleanza con tante altre persone, in primis col paziente e con la sua famiglia, ma con una serie di altri operatori sanitari che sono fondamentali, ognuno per la sua parte. Professoressa, la ringraziamo davvero moltissimo, informazioni molto utili, e è importante che i pazienti sappiano che il trapianto è un'opzione preziosa per loro, sì. E anche le informazioni sulla donazione, perché credo che sia sempre bene ricordare quanto sia un gesto di generosità e di condivisione, che è importante. Vabbè.
Grazie. Grazie, buona giornata, buon lavoro. Grazie. Grazie.